Allora ragazzi, stamattina non ho fatto video, sono in pausa pranzo, e però vi devo dire, ho delle novità, grandi emozioni. Finalmente l'applicazione mi dice che ho una massa grassa del 21,9% e se fosse stato 22 sarei overweight, ma 21,9% finalmente siamo tornati standard. Oh, lei adesso posso ricominciare a mangiare, ingozzarmi, tutto a posto. Ragazzi, mesi di sacrifici, siamo riusciti finalmente a dimagrire. Io vi ringrazio per il supporto, ragazzi. È stato un percorso difficile, impegnativo. Tutte quelle sere che passavo in silenzio con la pancia che brontolava, tutte quelle giornate a fare 160 scale, a fare 160 piani di scale. Adesso che incomincio anche a fare il salto della corda, cioè grandi emozioni. Comunque, niente, ragazzi, adesso mi mangio una mela, qualcosina, voglio star leggero. Dopo faccio il salto della corda, poi questa sera ho un aperitivo con una mia ex compagna di classe e un ex compagno di classe, che la mia compagna è la Nasty, che l'avete vista già in altri vlog, ma il compagno non lo vedo dalle medie, torna dalla Germania e quindi bisogna festeggiare, ci ubriachiamo. E ci ubriachiamo e poi stasera cosa succede? Mi vengo qua a guardare un film, ma con una tisana. Vabbè, insomma. Devo recuperare un po' di sonno, ragazzi. Ah, tutto questo nel video del canale YouTube americano. Ieri sono diventato matto. Non ho mai avuto così tanti problemi con quel cazzo di nuovo file perché è venuto un nuovo manager e ve ne avevo già parlato le settimane scorse. Questo qua non è che. Non mi piace molto come sta gestendo le cose. Vuole portare innovazione, ma lo fa secondo me nel modo sbagliato. A tal punto che ieri nel gruppo la gente ha cioccato, la gente volavano sedie di qua o di là, se ne sono cantate di tutti i colori. Io ero lì con i popcorn che osservavo, tutto fiera, tutto felice perché non ce l'aveva con me e tutti ce l'avevano con lui. Fatto sta che cosa succede? Ci sono stati problemi col file che non ho ancora risolto, non so se riuscirò a risolvere. Vediamo ragazzi se riusciremo mai a trovare una soluzione a questo perché ho perso, penso, un'ora di lavoro a fare troubleshooting. Cioè, a provare a capire cos'è che non va, perché questo file non si linka, dov'è che posso importare, come si fa a esportare. Non è un problema mio, perché il nuovo file che ha generato in Premiere è tipo un casino, e devi guardare l'XML, devi importare di qua, devi pigliarti giù i file di testo da quell'altro. Vediamo come va. Stasera caricheranno il mio video e devo ancora fare delle copertine. Ragazzi, tutto questo devo anche editare. Il video qua di questi giorni non sono riuscito, l'ultimo è stato domenica sono riuscito a editare e quindi devo fare questo così mi porto un po' avanti perché sta settimana non lo so come faremo tutto. Vabbè, ci aggiorniamo dopo. Salto della corda che mi ha massacrato, successivamente sono andato a fare aperitivo con la Nasty, il nostro amico delle medie e un'altra amica delle medie. E poi successivamente sono andato a cena da una mia amica che mi ha fatto un'ottima pasta al ragù, un pochino piccantino e poi un cannolo finale come dolcetto finale. Cioè, perfetto ragazzi, proprio per conciliare la serata. Fantastica, poi tornato a casa e tisanina, anzi prima un po' di Montenegro, un paio di sciottini così, giusto per culminare la giornata. Non sono alcolizzato, però ogni tanto. E poi camomilla per andare a letto. Adesso sono le 23:33, quindi adesso mi preparo, metto. No, il pigiama ce l'ho già. È il periodo, mi sa, della bull. Tra un po' inizia il periodo della bull, della borsa d'acqua calda. E appunto adesso vado a letto. Domani giornata impegnativa. Domani giornata impegnativa. Devo lavorare, appunto. Ci sono i progetti in ballo, abbastanza impegnativi. Ho delle riunioni, devo fare cose. Ah, tutto questo. Domani devo anche fare il pagamento dell'agenzia, no, che cazzo dico, no, devo fare la seconda tranche della capara per il proprietario della casa.
Da lì oggi appunto è il 24, ormai il 25, tra una settimana tornerà finalmente la ragazza che ora è in affitto in quella casa, così il perito potrà finalmente andare a fare una perizia, controllare che la casa a livello catastale sia tutto in regola, tutto a posto, anche perché sennò bisogna o tirare su muri o andare a fare delle sanatorie, questo richiede soldi e tempo, vabbè, entrambi responsabilità del venditore, quindi a me in teoria non dovrebbe toccare più di tanto, però è sempre un po' uno scazzo perché poi sai lì magari non riesci ad arrivare a rogito e ti tocca o chiedere appunto il doppio della caparra o magari addirittura si entra in situazioni legali. Voglio che vada tutto liscio, ragazzi, voglio quella casa, la voglio ora. Sto già pensando come addobbarla, neanche addobbarla, arredarla. ragazzi, tante, tante belle cose ultimamente. Comunque, io adesso vado a letto, filo a letto. Io vi ringrazio come al solito di supportarmi, vedere questo video. Vedo che ultimamente gli iscritti stanno salendo quotidianamente. Siamo a 2464. Una settimana fa ero a 100 in meno. Quindi top ragazzi, si cresce, ci si evolve e noi ci vediamo nel video di domani, ricordatevi alle 11 come al solito, numerosi, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e assolutamente ricordatevi che il Dio algoritmo si sfama delle vostre interazioni e quindi se volete supportarmi datemi una mano in questo, dai, ci aggiorniamo, ci vediamo domani.